Ok, un mix di questo colore. Devo farlo ora che è distratta. Sembra deliziosa questa mela, sicuro è anche dolce e succosa. Hm? Ma che succede? Ho una mela in mano? Ah! Ah! Ce l'ha con me? Capita a tutti di avere delle giornate in cui ci sentiamo giù. E non importa quanto cerchino di farti ridere, non sei proprio dell'umore giusto. Ammazza, Bella si sta proprio impegnando. Ma è inutile, Bella, sono troppo giù di morale. Troppo giù per sorridere alla faccia del signor Moose? Aia, con Justin proprio non funziona. Mannaggia, ma ci deve essere qualcosa che posso fare per tirarti su di morale. Ups, la mia forchetta! Sì, l'occasione perfetta per far ridere Justin. E tutto ciò di cui ho bisogno è proprio qui nel mio vecchio zaino. A volte un po' di creatività può davvero tornarti utile. E in questo caso un pennarello nero è quello che ci vuole. Quando il tuo amico si distrae, hai giusto il tempo per fare uno scherzetto divertente. Su un piatto come questo, disegna una figura stilizzata con in mano un palloncino. Bella, che diavolo stai facendo? Lo sapevate che se versi dell'acqua sulla scritta di un pennarello che non si è ancora seccato si solleva dalla superficie? Vedi? Si sta muovendo! Oh wow, è davvero figo! Indipendentemente da quello che disegni, questo piccolo trucco farà sorridere chiunque. Prova a disegnare una piccola barca e guarda come va via! Ma come funziona? Perché non ci provi? Vedi? Niente come un pochino di creatività per stare meglio! A cosa serve il foglio? Vi piace questo salvadanaio? Ah, ho capito! Inizierò con alcuni cuori. Poi il resto verrà da sé. Ah, Nick sta disegnando. Dovrei provare anch'io. Non mi costa nulla. Wow! Ma è solo polvere di gesso! Vincerò di sicuro questo round! Ancora qualche linea qui... Allora io userò le dita! Questi saranno gli occhi! Vedi? È un maialino! Ma devo fare anche il corpo! Quasi fatto! Quello di Nick è carino! Ma colorato è più bello! Ok, devo aggiungere la coda. Ecco! Fatto! Ed ecco a te il disegno vincente! Oh, non posso alzare il mio! Vediamo... Molto bene! Ma quanta... polvere! Ah, ciù! Accidenti, Melanie! Oh, colpa mia! Huh? Abracadabra, disegnerete... Bam! Oh, roba da pazzi oggi! Rimbocchiamoci le maniche! Io inizio! Voglio solo tracciare le forbici al volo. Prima dentro, poi intorno all'impugnatura. Ok, bene. Perfetto! Cosa sta facendo? Ora devo ritagliare tutto. Riuscirò a tagliarlo bene. Oh, attento alle dita! Cos'è? Oh, fa niente. Questa roba! Ah, sta finendo sul mio disegno! Riesci a capire cos'è? Vive tra gli alberi? Ed esce allo scoperto solo di notte! Chi? Non è un chi, ma un cosa! È un bel gufetto! Non è carino? Ci sono quasi... È perfetto! Serve solo un po' di colore. Questi colori fluo sono fantastici. Sta venendo proprio bene. Ta-da!
Interessante. Anche quello di Melanie è straordinario. Ottimo lavoro. Figo. Ma adesso chi pulirà questo casino? Oh, i miei jeans! Accidenti. Sembra che abbia vinto Melanie. Tocca a te! Ha! Oh, sono un artista, mica un matematico. Sai risolverla? Con la matematica sì. Ma dai. Apri il tuo, dai. Che cosa? Ce l'ho anch'io. Senti, dobbiamo metterle insieme, ok? Ci sono. Ma sei sempre tu? Reggimi il gioco. Ascolto. È acceso questo? Cavolo, devi urlare per forza! Ok, ok, basta! Capito? Faccio da solo con un po' di magia artistica, grazie. Trasformerò l'uno in una giraffa così. Carina! E il due in un cigno, ovviamente. Il numero tre diventerà una farfalla bellissima. E il quattro un bel pesciolino. Creativo, vero? Questa è la matematica che piace a me. Kevin, sei davvero creativo? Io non servo più. Non vuoi risolvere la mia? Il lavoro di artista non ha mai fine. Guarda e impara. Un cavalluccio marino. Vuoi fare amicizia con lo scoiattolo? Adesso è tuo amico. Per il 7 si torna al mare. E infine un adorabile orsacchiotto, sì. Fatto! Sono proprio bravo. Non credi anche tu? Qualcuno è stanco, eh? Svegliati! Hai fatto? Sì! Ben fatto! Sei il campione della creatività! Un moderno Picasso, accidenti! Dici? Diamoci da fare! Tadam! Beh, questi sì che sono diversi. Perché ho il sedano? Che belli! Sì, eh? Ci sono! Fermo qui. Devo proteggere il mio foulard. E cominciamo! Oh? Un attimo. Ecco a te. Volevo solo questa. Versa della vernice in un piatto e poi prendi una tela. Immergi il sedano e pigialo poi sulla tela. Vedi? Sembrano fiori! Stupendo! Ho fatto un intero bouquet! È così bello che mi emoziona! Wow! Che succede? Ho creato, vedi? Sì, ho ancora fame, grazie. Lo vuoi? Che cosa c'è dopo? Vediamo. Una sorpresa, sembra. Cosa? Non capisco. Ok. Oh? Ma qui non c'è niente. Con che cosa dovremmo scrivere? Ma certo, posso crearli io! Forza! Non ci credo, ce l'ho fatta! Guardali! Fantastico! Cominciamo con... un unicorno! Solo poche linee qui! Che begli occhioni, vero? Comincia a farsi riconoscere! Questo è il corno! Oh, è davvero un unicorno! Ma che unicorno sarebbe senza l'arcobaleno? Quindi tanti colori! Solo pochi dettagli e sembrerà proprio realistico! Oh, che carino, guardatelo!
Magari sapessi farlo anch'io. Dai, forza, pensa! Non funziona! Devo concentrarmi ancora di più! Ah, non posso guardare! Ecco! Sì! Ha funzionato! Ma adesso che cosa ci faccio? Forse qualcosa con lo specchio? Magari è l'idea giusta! Riesci a vedere il riflesso? Niente male! Adesso so cosa fare, sì! Con due numeri opposti si possono fare cose molto interessanti. Eccoti qui, ranocchietta! Il verde è il tuo colore! Bellina! Sono davvero brava, devo dire, sì! Finito appena in tempo! Oh, che amore! È carinissimo! E il mio? Oh, avete vinto tutte e due questa volta! Pronte per un altro giro? Abbiamo le scale adesso! Interessante, vero? Mi serve questo! Kate! Oh, non posso usarlo! Va bene! Posso disegnare qualcosa che somiglia a delle scale, allora! Chissà che sta disegnando Kate! Scherza! Posso fare sicuramente di meglio! Tutto dipende dalla magia degli angoli! E anche da poche linee attentamente posizionate! Tempo scaduto, ragazze! Che cosa ne pensa? Vabbè. E il mio? Non sono sicura che sia finito. Giusto. Devo ancora piegarlo a metà. Fare bene la piega è come per magia. Diventa tridimensionale. Visto? Wow! Ma vediamo quanto sono affidabili. Come? C'è troppo vento per lui! Chissà che male, Aya! Vediamo se sulla tua andrà meglio. Sì, ce l'ha fatta! Molto bene, Ava! Ok, ragazze, altro giro! Vediamo a chi tocca. Disegneremo delle mani? Interessante. Ho un'idea! Guarda che roba! Ah! Che è successo? Niente, solo una scossa. Quell'ombra è la mia mano. Ehi, ho avuto un'idea geniale! Ecco, così va meglio. Si è fatta luce, signori e signore! Al lavoro! Prima calchiamo la mano. Poi falla diventare un grazioso uccellino. Coloriamolo con un gessetto bianco. Ma lasciamo da parte le ali. Non dimentichiamo zampine e becco. Così! Non ho idea di come si disegni. No? Così non ha senso. Così? Non ci riesco proprio. Ah! Ci sono! Scusa, ho sbagliato la mira. Proviamo adesso. Ricalca la mano così. Verrà fuori un simpatico cagnolino. Non sembra per niente una mano, giusto? Guardate che lingua gigante! Coloriamolo di marrone. Tempo scaduto! Guarda che capolavori!
Quella era la tua mano! Incredibile! E quel paperotto è stupendo! Davvero incantevole! Oh, che posso far vincere? Sono tutte e due così brave! Due giudici per due bravissime vincitrici! Abbiamo vinto entrambe! Ok, facciamo girare di nuovo la ruota! Oh, chi l'avrebbe mai detto? Questa volta vi tocca il cane! So io cosa farò! È nel mio cappello! Che cosa? Un pollo di gomma? Da dove arriva? So che è qui da qualche parte! Aspetta, è questo ciò di cui ho bisogno? No, non gioco più con questo da tempo! Dai, questo cappello non può essere così grande! Una moneta, è questo ciò che stavi cercando? Oh, ce n'è una anche per me! Non ti dispiace, vero? Fiu, non credevo che il mio cappello potesse contenere tutte queste cose, ok? Mi serve questa penna! Non capisco, cosa stai facendo con quella moneta? Lo sto usando per creare dei cerchi! Non capisco! Aspetta! So io cosa fare! Spero che stiate tutti lavorando sodo laggiù! Ok, devo mettermi il cappuccio in testa! Torno subito! E là! Che ne dici se ti do questo e tu mi presti il tuo cane? Grazie! Oh mio Dio! Chi è un bravo cagnolino? Mi chiamo Patrick! Sorridi! Devo solo farti un paio di foto! Sei così carino! Potresti fare il modello! Ecco qui! Grazie mille! L'ovale è colorato, ma i cerchi no! Ora nei cerchi farò delle linee e puntini e ora farò la testa e anche gli occhi! Sta davvero iniziando a prendere forma! Non posso dimenticarmi delle orecchie! Un cagnolino ha bisogno delle sue orecchie e anche di un corpo! E infine la coda! E ora lo devo colorare! Penso che le sue orecchie debbano essere marroni e anche le zampe e le guance! Fatto! Fio, sono tornata e nessuno si è accorto che ero andata via! Adesso posso finire? Insegnante, ho finito! Ecco il mio cane! Anch'io ho finito! Oh cielo! Guarda che bel musetto! Hai vinto! Non l'ha nemmeno disegnato! Riesci a capire quello che sto disegnando? Sembrava tipo una M! Wow! Interessante! Che c'è? Sei proprio sicura? Vediamo se riesci a capire questo! Sì, ci riuscirò! È come se ogni linea che disegna Claire... Olivia la faccia capovolta! Ma cosa ci fa la penna lassù? Ma che cosa stai combinando? Oh, scusa! Vediamo se riesci a capire questo! Senti questo? Ehi! Questa volta ci è andata vicino! Pronta per il confronto? Wow! Sei una specie di Picasso dei poveri! Giuro che non ci sarei mai arrivata! Gah! Non sapevo che la carta fosse così sottile! Ops! Sono solo io? O fa freddo qui? Ecco qua! Ora andrà meglio! Dopo una lunga giornata, sedersi e colorare può davvero calmare i nervi e aiutarti a rilassarti. Guarda che adorabile albero! Il verde è un ottimo colore! Wow, Bella è proprio brava, vero? Tutto fatto! Ma qualcosa non va! Sono tutta macchiata di pennarello! Oh, ma forse verrà via, giusto? Oh, forse un asciugamano di carta mi aiuterà! Dai, andate via! Forse ho soltanto bisogno di qualcosa di più forte. Equipaggiamento protettivo? Ma sul serio? Mi sa che dovrò strofinare di brutto per togliere queste macchie. Che cosa? Ma perché non funziona? Oh, basta, mi arrendo. Avrò queste macchie per il resto della mia vita. Aspetta, ho un'idea! Forse questo evidenziatore giallo funzionerà. Ehi, a questo punto proverò qualsiasi cosa. Beh, sembra solo che tu ti stia colorando la pelle di giallo, Bella. Ma guarda, guarda! Quando togli l'inchiostro giallo viene via tutto il resto! Ok, adesso che conosco questo trucco, colorare sarà molto più rilassante. E adesso? Questo adorabile orsacchiotto? È domenica e tu sai cosa significa. Oggi bisogna pulire. E rispolverare queste lampade non è un compito facile. Wow, Amy, ma stai dormendo? Aspetta un attimo, ho un'idea perfetta, non muoverti.
Per avere un aspetto etereo, poggia i capelli in modo uniforme e metti dei fiori intorno alla testa. Oh, che spettacolo! I problemi col guardaroba non si verificano soltanto coi vestiti. Può anche succedere con le scarpe, perché si slacciano sempre. Fare meglio a fare un bel nodo così che non inciampi. Fatto, così dovrebbe andare. Ah. Ma sul serio? Ma quando si è sciolto? Oh, non si finisce mai. Forse la soluzione è proprio sotto il tuo naso. Wow. Ma come hai fatto ad allacciarti così? A me andrebbero più che bene. Non conosci il trucco? Avvolgi il laccio attorno a se stesso in questo modo. Continua fino a quando non è completamente avvolto. Quindi prendi la fine e passala dentro. Adesso è a posto, vedi? Adesso ripeti la stessa cosa dall'altra parte. Non dimenticare di passarlo dentro fino alla fine. Questo è più complicato. Ecco. Adesso entrambi i lacci sono ben stretti. Portali insieme e infila un'estremità nell'altra. Adesso fai la stessa cosa con l'altra estremità. Assicurati di tirare fino in fondo. Ecco! Adesso tira entrambe le estremità e spingi i lacci verso il centro. Tirali ben stretti. Figo, vero? Adesso non inciamperò più. Ma come me le tolgo? Beh, è stato facile! Siamo pronti per la prossima sfida! Oh, amo ballare e sembra che dovete disegnare una ballerina! Aspetta, che cosa? Dobbiamo disegnare quella! Non guardare me, non ho mai nemmeno visto un balletto. Aspetta, so io cosa fare. Avrò bisogno di questo foglio e lo piegherò a metà in questo modo. Cosa stai facendo, un origami? Però mi piace. Anche a me, ma bisogna piegare la carta nel modo giusto. Ho iniziato con una piega centrale in questo modo, poi di nuovo dall'altra parte. Ora lo apro e piegherò entrambi gli angoli. Ottimo. Poi il lembo inferiore deve risalire su entrambi i lati. Sì, finora sta andando alla grande, adoro piegare la carta. Questi angoli spuntati devono tornare indietro. E anche questi di angoli, solo un po' di più. Manca poco. Entrambi i lati devono piegarsi. Ecco, fatto! Ho fatto una barchetta con la mia carta. Cosa ne pensi, ti piace? Ecco, perfetto, un paio di vele per la mia barca. Ma cosa c'entra la danza? Oh, perché una barca danza lungo le onde mentre naviga. Aspetta, cosa? Ma stai dicendo sul serio, non funzionerà mai. Ha ragione, vedi, l'immagine è di una ballerina, non una barca. Ok, va bene. Ma penso di poter ancora far qualcosa con gli origami. Stai costruendo un'altra barca? Perché? Non funzionerà! No, non è un'altra barca. Guarda, questa volta ho fatto un unicorno. È un unicorno! Sei incredibile! Ma non va ancora bene. Va bene, hai ragione, ma ho questo. La terza volta non posso sbagliare. Userò due colori questa volta. Questa volta andrà bene. Cosa stai facendo? Wow, com'è difficile! Come lo stai facendo? Stai andando così veloce, è difficile starti appresso. Sì, ho finito. Ho fatto una bellissima rosa. Per te... È così adorabile, non posso credere che tu l'abbia fatto per me! Ma cosa diavolo devo fare? Lo so! Ho solo bisogno di ricominciare da capo. Userò il bordo di questo righello per fare delle pieghe importanti. Questa parte è un po' complicata. Devo tirarli fuori in questo modo. E anche dall'altra parte, ok, ho bisogno di aggiungere qualche disegno. Devo solo disegnare una graziosa ballerina. È così carina! Ok, ma devo disegnarla per intero. Devo assicurarmi che abbia sia la faccia che le mani e poi farò lo stesso anche dall'altra parte. Una volta che ho finito, devo fare la stessa cosa per le gambe. Penso che le darò un po' di colore così sarà più carina, ma devo colorare ogni singolo lembo. E penso che farò il suo tutù blu. Che carina! Blu sotto e blu sopra. Sì, ho finito! Ta-da! Ecco, lascia che ti mostri come funziona. Se prendo i lembi e li piego su e giù, posso farla ballare. La la la! Guardala come va, che figo! Wow! Wow, che spettacolo, hai vinto! Sì, immaginavo!
Ma... Dipingere le pareti può sembrare facile, ma in realtà può essere più complicato di quanto sembri. Ehi, occhio alla vernice! Ho appena messo un piede in un secchio di vernice, vero? Oh, ma che diamine faccio adesso? Beh, è quello che succede quando non alzi mai lo sguardo dal telefono. Ehi, aspetta! Penso di avere una soluzione. Prendi un lungo pezzo di scotch di carta e posizionalo in diagonale sopra la macchia in questo modo. Adesso aggiungi altro colore nello stesso punto con spugna o pennello. Una volta finito, rimuovi lo scotch. Aggiungi altro scotch prima di aggiungere dell'altro colore. E adesso aspettiamo che si asciughi. Accidenti, mi sa che ho quasi finito. È ora di sedermi e rilassarmi. Oh sì, adesso mi sento bene. Wow, bella! Quando hai avuto il tempo di fare shopping? Perché fare shopping quando puoi trasformare i tuoi abiti in un progetto artistico? In effetti, perché non fare qualcosa di creativo con la vernice avanzata? Che ne dite di qualche pesciolino? Oh, mi piacerebbe! Arriverà un banco di idee? Beh, per almeno uno di noi. Come fa Gina a disegnare così bene? Ehi Gina, un fantasma! Ecco. Cosa? David, questa me la paghi. Ma non mi lascerò abbattere. Un vero artista crea capolavori dal nulla. Questo scarabocchio può andare. Basta pensare fuori dagli schemi. Esattamente in questo modo. Non devono essere tutti uguali. Ognuno avrà un suo stile. E con un po' di colore... Questi pesci sembreranno veri. Ecco un sapiente uso delle linee. Riempiamo le squame, in questo modo. Il contorno mantiene il disegno ordinato. Ora uso la stessa tecnica per gli altri pesci, ma con un design differente cambiamo i colori. Questo sarà giallo chiaro, ma con un pizzico di viola risalterà alla perfezione. In fondo sono colori complementari. Il turchese però è il mio preferito. Ecco perché l'ho tenuto per ultimo. L'arancione si sposa bene con il blu. Che colore uso per la parte centrale? Beh, direi giallo. Li unisce molto bene, vero? I colori sono importanti nel disegno. Lo rendono davvero accattivante. Che simpatici questi pesci! Ah, dimenticavo le bolle! Fatto! Mostratemi quei pesci! Dammi direttamente la vittoria! Diciamo che va bene! E Gina, i tuoi? Intendi forse questi? Molto bene! Beh, il piano mi si è ritorto contro! Cosa hanno in comune? Un sottaceto, dei contanti, un telefono... Due uova e il cioccolato! Chissà! Beh, fanno tutti parte di questo round! Fatto! Ehi! Ma non ci serviva la lattina! È tutto ok! Bene! Sarà meglio se la svuotiamo! Per Olivia non è un problema! Avevi sete, non è vero? Com'era rinfrescante! Scusa! Cominciamo! Puoi soffiare la lattina fino all'articolo 1? Vai, Claire, vai! Sì! Sono abbastanza brava! Ta-da! Impressionante! Ma guarda! La mando fino al telefono! E ci sta riuscendo! Sei stata fantastica! Questo è nuovo, vero? Doppio punteggio! Pensi di poter fare di meglio, Claire? Ci posso sempre provare! Con tanti sto arrivando! Gah! Le uova no! Non mi piacciono neanche! Ma sono crude!
Che schifo! Io prenderò i soldi. No! E non voglio il sottaceto! Però è stato divertente. Da quanto tempo è qui, tanto per capire? Io non lo mangio. Ti odio, sottaceto! Hai ancora un tentativo. Quei soldi sono miei. Sì, beh, hai perso. Beh, ecco come si fa. No! Fa niente, temo che sia una causa persa. È tutto sulle tue spalle, Claire. Non posso nemmeno guardare. Sono stata troppo frettolosa. Perché non ci riesco? Questa è la mia ultima possibilità. Ci riuscirò. Va e va ancora. Sì! Non ci credo. Sì! Adesso posso fare shopping. Come la fai lunga, Olivia? Grazie! Adesso sono ricca. Ok, avanti con la prossima sfida. Oh, disegnate delle giraffe. Ma come posso fare questo? È semplicissimo. Potrei farlo a occhi chiusi. Ok. Cominciamo dalla testa così. Poi qualche altra linea. Ci sono. Ma prima una pausa. Che freschezza. Ah, quanta gente in giro. Ho avuto la giusta ispirazione. Prima disegniamo quattro numeri. Ma guarda che carina. Ed ecco un cigno. Una bella farfalla. E un pesce. Adesso li coloriamo tutti. Carino, vero? E che eleganza questo cigno. Ci vuole anche l'acqua. Una farfalla rosa è adorabile. Ma occupiamoci del pesciolino adesso. Così. Ok, ragazze, tempo scaduto. Ho disegnato quattro animali. Giraffa inclusa, si capisce. Bravissima, Madison. E tu, Annie? È solo un secondo, ok? Ho quasi finito, quasi finito. Com'è? Interessante. Non assomiglio a una giraffa. Che pensi faremo adesso? Guardate qui! La sfida numero 3 è appena cominciata. Ah, sembra difficile questa. Le stelle possono essere complicate da fare. Questa sfida ha un'altra caratteristica. Oh, il cappello! Aspetta, che dovremmo farci col cappello? Giratelo! Che mani magiche! Adesso mettete la mano nel cappello. Tu per prima. Wow! Dei pennarelli! Da paura? Sono stupendi! No, anch'io voglio dei colori! Dai, pennarelli, su! Aspetta, questo non è un pennarello. Sono occhiali! Ti sono toccati quelli strani. Ragazze, ridatemi il cappello. Tieni, Roberta. Madison, prova gli occhiali, dai. Ok, se proprio devo. Accidenti, come faccio a disegnare così? Non esiste, no. Aspetta, non vengono più via. No, no, sono parte della sfida. Ah, oh, va bene. Proverò comunque a disegnare questa stella. È difficilissimo. Verrà bruttissima. Meno male che non ho io gli occhiali. Cominciamo a disegnare una stella. Servono linee che si incrociano, così. Poi le uniamo. Tutto intorno, così. E adesso anche quelle rimanenti. Fatto! Serve un po' di colore. Verrà troppo bene, ne sono certa. Quanto mi piace colorare, ragazzi! Meno male che so colorare nei bordi. Sta venendo proprio bene. Così, ancora uno. Fatto!
È perfetta. Ok, tempo scaduto. Ah, non riesco a toglierli. Oh cavolo, è terribile. Madison, toglilo. Questa è la stella più bella che abbia mai fatto. Lavoro eccellente, Annie. Una bella stella. Non è giusto. E adesso l'ultima sfida. Ta-dam! Un coniglio. I conigli sono così belli. Questa è la sfida migliore, cominciamo. Coniglio, coniglio. Ne disegnerò uno bellissimo. Devo fare un cerchio qui e il numero 2 qui. Adesso una linea sulla destra e le orecchie. Gli occhi hanno bisogno di pupille. Più un naso e una bocca. Che carino, adesso il corpo. Devo fare zampe e coda. I conigli hanno anche bisogno di rosicchiare. Quindi ecco una carota gigante per te. Oh, sembri così felice. Come disegnare bene un coniglio? Ti faccio vedere. Cosa? Si è spezzata. Ah, meno male che ne ho un'altra. Anche questa si è rotta, ma dai! Che palle! Ok, calmati, Annie. Prendi la matita, quella grande, così. Questa punta non si spezzerà mai. Adesso devo disegnare il coniglio più bello di sempre. Sapevo che avrebbe funzionato. Il tempo è scaduto. Vediamo i vostri disegni. Cosa? Ma non l'ho finito! Vediamo che avete disegnato. Su, forza! Madison, che bel coniglietto! Ma che cos'è quello, Annie? Non è un coniglio! Wow! Au! Oh, la testa! Ecco che ti succede se ridi della mia arte. Vabbè, almeno il mio coniglio è al sicuro. Chissà dopo che dobbiamo disegnare. Oh, un fiore! Ok, cominciamo. Il fiore è più difficile del pesce. Forse con uno di questi colori. Tutto rosa è carino. Ce l'ho! Ecco la soluzione! Tutto dentro a questo colore. Il nero. Ora sono pronta a rappresentare questo bel fiore. Non so che sta facendo, ma è strano. Questo fiore riesco a farlo comunque. Farò un petalo per volta. E ora l'interno. Sta venendo proprio bene. Fatto! Molto più facile del pesce. Oh, il tempo è scaduto. Ecco il mio dipinto. Rappresenta le emozioni che provo quando lo guardo. Ecco il mio fiore. Sì! Allo Yeti piace il mio. Questo fiore è proprio bello. È ora di mangiarlo. Chissà che ha preparato per noi adesso. Oh sì, una pizza! Certo! Dai, questa sarà più facile. Mi servirà un bel modello. Ah, questa è perfetta. Traccio la forma. Ok, devo disegnare la pizza con questo pennarello. Ci sono! Ecco qua! P-I-Z-Z-A. Mi sa che manca qualcosa. E se facessi qualcosa del genere? Devo solo collegare le lettere. Ora aggiungo i condimenti. E ora coloriamo. Spero di vincerla questa, ho fame! E ora la mozzarella ben cotta. Il salame. Tempo scaduto. Lo Yeti ora decide. Oh no! Mi sembra di aver appena iniziato. Beh, ecco la mia, ma non è finita. Ecco la mia, Yeti. Spero ti piaccia. Oh sì, questo round l'ho vinto. Ed ecco la pizza. Wow, è enorme. Ora la piego a metà. Wow, sembra buonissima. Ecco qua.
Wow, Thomas, impressionante! Eccoci con la prossima sfida. Una ciambella rosa. Ho la vittoria in tasca. Oh no, pessimo, ricomincio. Ah, è difficilissimo fare i cerchi. Userò questo flaconcino per fare un cerchio. Ok, è di queste dimensioni. Troppo piccolo. Aspetta un secondo, so cosa fare. Disegno il mio pugno. Ma che ho in testa? Non è mica un cerchio. Ehi, la testa è tonda però. Questo sì che funzionerà. Wow! Io userò questi quadratini. Possono sembrare dei cerchi se ti impegni. Devi solo prendere le giuste misure. Con il marrone faccio la ciambella. E ora la glassa rosa. Userò più sfumature per dare profondità. Poi lascio dei quadratini per i confetti. Ottimo! Sembra pazzesco! Oh, ci sta dicendo che è finito il tempo! Almeno è un cerchio, no? Una specie. Yeti, ecco la mia ciambella! Sì, gli è piaciuta, lo sapevo! Wow, ora ho una ciambella! Sembra buonissima e che odorino! Forse se avessi usato la testa di un altro! Attenzione! Pronti per la sfida di disegno di oggi? Speriamo esca una cosa semplice! Una scimmietta! Tu sembri uno scimmione? Non sarà difficile! Basta fare le giuste forme! Non male, per ora! Ma posso fare di meglio! Una volta piegato il foglio, fai un'altra piega in basso! Ora disegna la metà superiore della faccia! Orecchie e tutto il resto! Poi disegna il volto! Una volta finiti gli occhi, disegna le sopracciglia e il naso! Poi la metà inferiore. Wow, adesso devo riempire il vuoto. Quelli sembrano denti aguzzi. Questa scimmia non è amichevole. Non dimentichiamo di colorare. Ancora un po'. Quasi finito. Ora passiamo al prossimo colore. Bocca quasi finita. Ora la lingua. Guarda questa scimmia! Non fa così paura, vero? Ehi! Carina, vero? Bella! Non avvicinarti! Non mi sono spaventato! Oh! Ho le visioni? O quello è un gorilla gigante? Zoe! Oh, ragazzi! Davvero? È stato terrificante! Bene, vediamo queste scimmie! La mia è più carina! Non male per un principiante! Zoe? Ta-da! Oh! Ah! Santo cielo! Hai vinto questo round, Zoe! Andrà meglio la prossima volta, Matt. Pronti per un altro giro? Ecco. Guarda come va. Forbici? Questa è difficile. Mi è venuta l'ispirazione. Inizio con l'impugnatura. Poi le lame. Non va bene. Devo ricominciare. È più difficile di quanto pensassi. Ci deve essere un modo. Forse devo cambiare strategia. Ehi, con queste assomigli un po' a un gufo. Giusto! Mi serviva un punto di vista diverso. Questi saranno gli occhi. E ora disegno il resto. È difficile credere che provenga da un paio di forbici. Il resto posso disegnarlo a mano libera. Aggiungiamo i colori.
arancione, marrone. Puoi colorarlo come preferisci. Guarda che occhioni dolci. Posso quasi sentirlo dire... Spero che venga bene. Giù le matite. Oh, cavolo. È andata bene, vero? A me sembrano forbici. Sì, grazie. Tocca a me? È un gufo. Beh, non è magnifico? Hai vinto. La creatività. Allora ho detto al tipo, no, non puoi prenderti la mia macchina. Ragazze, dobbiamo riprendere questo momento proprio ora. Sorridete. Troppo carina. È meglio taggare tutti quanti in queste foto, Amy. Ah, non riesco mai ad allungare le braccia abbastanza per riprendere tutti. Fammi provare. Se non hai un treppiede, metti il telefono alla base del sandalo in modo da poter catturare tutti quanti. Non dimenticare di metterlo in modalità timer, a meno che i tuoi piedi non siano super flessibili. Sì, nessuna testa è mozzata o niente di simile. Dai che è un successo. Ok, ho l'approvazione per postarla? Sì, sì, metti i tag, Sofia. Taggaci tutte. Via col prossimo giro! Che colore uscirà adesso? Arancione! Ah, abbiamo una sorpresa, ragazzi! Non capisco. Io sì, ho un'idea! Una canna da pesca, vero? No, no. Oh, ne ho un'altra! Sentiamo. Una macchina? No, niente macchine. Un unicorno! Oh. Ah, quelli so disegnarli, sì! Ne ho già un milione qui con me. Sono i miei preferiti! Questa ragazza ha perso la testa. Belli, vero? Ok, allora via col tempo. Non sarà difficile. Basta azzeccare i colori giusti. E poi i pennarelli sulla plastica non si asciugano. E poi se li usiamo vicini e mettiamo un po' d'acqua sul disegno così, i colori si mescoleranno tra di loro. Ci mettiamo sopra un foglio di carta e guardate che bell'effetto! Qualsiasi cosa disegnerete sopra sembrerà davvero magica. Potete anche colorarla di nero. Vedete come risalta rispetto agli altri colori? Niente male, vero? È già scaduto il tempo! Il mio è fatto! Però complimenti, davvero bello! E il tuo, invece? Madison, foglio bianco? È che ne ho già così tanti, vede? No, 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 non ne voglio uno. Va bene come vuole. Ah, non sopporto di vederla triste. Tieni, te lo regalo. Ah, di unicorni non ne ho mai troppi. Oh, ma che teneri. Di nuovo in punizione. Bene, conoscete la procedura. Copiatela 500 volte. Ci vorrà un'eternità. 500 volte sono proprio tante. Io non salterò mai. Oh, cavolo, ho già i crampi alla mano. Di questo passo rimarrò qui fino a domani. Oh, quando ero giovane. Ne ho scritte abbastanza? No, non ci sono neanche vicino. Eppure ci deve essere un modo. Ehi, aspetta. La soluzione è proprio davanti a me. È ora di incollare tutte queste penne. In questo modo. Meglio incollare anche l'altro lato. Mi servono belle attaccate. Fatto. Sono pronto. Iniziamo. Io non salterò mai. Oh, funziona. Posso scrivere 4 righe alla volta. Oh, sono veramente un genio. Che furbata. Non posso credere al tempo che ho risparmiato.
fatto? L'ho scritta 500 volte. Sei stato molto veloce. Oh, aspetti, ho dimenticato il resto. Ecco a lei. Hai chiaramente imparato la lezione. Che bravo ragazzo. Sono proprio contenta. Ora devo solo contarli. Non ci posso credere. È andato oltre. 5.000. Finalmente è arrivato il momento dello spuntino. È il momento di controllare Instagram. E non è la migliore delle combinazioni? Ehi! Non sento nulla! Sono tutte alla fine della busta! Devo prenderne almeno una. Dai, raggiungila! E tutto quello che ho ottenuto è un mucchio di briciole. Oh, devo raggiungere il fondo. È Kevin contro il sacchetto delle patatine. E finora non sta andando bene. Proprio così, piccole patate! Vi faccio risalire io in superficie! Ha funzionato! Ovviamente! Si tratta di spingere verso l'alto dal basso. Continua fino a raggiungere la cima. Non sono bellissime? I giorni del disordine sono finiti! Boom! Nessuno scherza con i miei snack! Ora, torniamo agli affari. Cos'era quel rumore? Devo andare a prendere i miei guantoni da box. Prima di un appuntamento, Kevin si assicura sempre di avere un aspetto impeccabile. E non sono neanche in ritardo. Spero proprio le piacciano questi fiori. Devo solo mettere le scarpe e posso andare. Oh, ma fanno schifo! E ho solo 10 minuti. Lily, posso prendere il ferro da stiro per un secondo? Ok. Diamoci da fare. Prima di tutto togli i lacci. Quindi riempi la scarpa con del tessuto nella punta. Metti una striscia di tessuto sopra il ferro da stiro e spruzza con acqua. Quindi premi il ferro da stiro lentamente sopra la scarpa. Dopo circa un minuto dovrebbe essere fatto. Riesci a vedere la differenza? Kev, le scarpe sembrano nuove! Chi l'avrebbe mai detto? Ha proprio funzionato! Ah, impressionante! Devo proprio scappare. E farei meglio a correre! Kevin ha detto che sarebbe arrivato alle 9. Scusa, sono in ritardo, ma questi fiori sono per te. Grande! Orsù, passiamo alla prossima sfida. Capita? Orsù. So come ravvivare le cose. Ottima idea, David. Piena, per favore. Un po' a te. E un po' a me. Prego. Sembra buonissimo. Non vedo nessun disegno. Ups. Wow, due macchie. Che peccato. Potrei disegnare qualcosa con questi cerchi. Forse ho un'idea. Aggiungendo altre linee, le trasformerò in qualcosa di incredibile. Ecco le orecchie. Ora passiamo al corpo. Disegniamo le zampe anteriori. Questo volto lo fa sembrare reale. E i colori sono facili da scegliere. Lo dice anche il nome, Orso Bruno. Sembra il mio orsetto che avevo da piccolo. Queste linee gli daranno un aspetto un po' peloso. E ora le zampe posteriori. È così carino. Giù i pennarelli, ragazzi. Wow! Entrambi abbiamo fatto degli orsacchiotti. Le grandi menti pensano all'unisono. Qualcuno sta guardando? No? Ok. Eccellente, ho fatto la foto al telefono. Via, vecchia custodia!
Ho stampato la foto che ho fatto, l'ho ritagliata e incollata bene. Bisogna coprire tutto il retro della foto, in questo modo. La applico prima che si asciughi. Va allineata perfettamente. Grande, ha funzionato. Ora c'è lo schermo su entrambi i lati. Ciao! Wow, guarda che telefono! Lo so, è fantastico, vero? Quanto è figo! Che invidia! Cos'hai lì, Matthew? Conosci le regole? Dallo a me! E questa cos'è? Ah, è solo una foto incollata! Voi ragazzi di oggi siete così strani! Sì, sa com'è! Ah? Tutto quel lavoro per nulla! Pronti alla prossima sfida? Vediamo un po'... Viola! E sotto c'è... Una scimmietta! Wow, cominciate, ragazzi! Vuole una scimmietta! Divertente, davvero! Dai, su! La scimmietta devi disegnarla, non farla! Che sta facendo lei? Ehi! Ti va di aiutare un amico? Se me lo chiedi così. Disegnare una scimmietta non è mica difficile, sai? Guarda che carina! Sembra proprio vera! Wow, sei bravissima! Adesso la mia. Un minuto in più, per favore! Madison, il tempo è denaro! L'ho disegnato da solo! Questa è la mia! Sembrano molto simili! Come se le avesse disegnate la stessa persona! Che strano! È mia! Davvero? Va bene, è tutta tua, tieni. Visto, è opera mia. Una pancia che brontola può apparire dal nulla. Come quando stai parlando di qualcosa di serio. È proprio così. Riesci a pensare solo al cibo. Lily? C'è nessuno? Devo mettere qualcosa nello stomaco subito. Ora sì che va meglio. Ma come faccio a immergere e camminare? E dai, non c'è speranza. Vuoi una mano? Ecco, ti dispiace condirla? Prego? Le cose che faccio. Questa passeggiata è improvvisamente tutta incentrata su Lily. Ed ecco un altro po', principessa. Grazie. Ops. Ho avuto un'idea migliore. Tieni questa. Ora versane un po' su questo lembo. E condisci con una mano. Ora sì che va bene. Ne vuoi una? Oh. L'amicizia e il fast food vanno sempre di pari passo. Wow, sono proprio stanca. Un bagno mi rimetterà in sesto. Prima spazzoliamo i capelli, così non si annoderanno. Perfetto. E adesso il bagno. Ma cosa? Oh no! Dov'è finita l'acqua? Il tappo si è rotto. Da dove viene questo buco? Come faccio a fare il bagno adesso? Tutto rovinato. Guarda, ho gonfiato un palloncino. Ehi, prendilo. Oh, grazie. Molto carino. Aspetta. Hai appena risolto il mio problema. Grazie. Oh, se l'è portato. Meno male che ne ho altri. Bene, è ora di mettersi al lavoro. Tagliamo la parte posteriore di questa siringa.
Dopodiché passiamo al palloncino. Arrotoliamolo in questo modo. Perfetto, ora mi serve il pezzo che ho tagliato, dritto nel palloncino. Aggiungiamo un po' di colla a caldo. Molta colla, non facciamo i tirchi. Una volta asciutta, togliamo la parte di plastica, estraiamola con cautela e facciamo un nodo. E vai, il mio nuovo tappo è pronto. Eccellente, fa rimanere l'acqua nella vasca. Ah, questo è ciò che mi serviva. Super rilassante.